Ciao a te che hai cliccato questo video, che probabilmente sei qui o perché stai studiando una lingua da zero e vuoi capire se stai compiendo anche tu questi 8 errori super comuni, oppure semplicemente ancora non hai iniziato, però vorresti capire e anticiparti. Oggi infatti ti elencherò quelli che sono gli 8 errori più comuni che ho riscontrato quando le persone vengono a domandarmi: Jasmine, ma come mai io non riesco a studiare questa lingua? Come mai le parole non mi entrano in testa? Ho 8 anni di esperienza nello studio delle lingue da autodidatta, quindi qualcosa ho imparato. Il primo errore di una persona che vuole imparare una lingua da zero è quello forse più comune di tutti, ovvero il pensare di riuscire a imparare una lingua da solo utilizzando lo stesso metodo che si utilizzava a scuola. Ora, se fai parte di quella cerchia di persone che non sono mai riuscite a imparare l'inglese a scuola, perché non basta semplicemente aprire un libro di testo, fare qualche esercizio e ascoltare delle listening di ragazzi che parlano tramite uno di quei vecchi, di quei vecchi cosi di cui non ricordo il nome. Se questo metodo non ha funzionato, come puoi pensare che questo stesso metodo applicato ora possa tornarti utile? Per raggiungere risultati che non hai mai raggiunto, devi fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai sempre fatto. Il secondo errore più comune è quello di partire subito in quarta e cominciare a decidere di studiare una lingua perché lo zio Tony, laureato alla scuola della vita, ha sentito che praticamente il cinese sarà la lingua del futuro. A te interessa effettivamente imparare il cinese? O pensi solamente che non imparandolo rimarrai indietro per quanto riguarda tutto il mondo del lavoro? Se vuoi imparare una lingua semplicemente perché ti tornerà utile, mi dispiace, te lo dico in anticipo, non funzionerà. Perché imparare una lingua non è facile e sicuramente una motivazione come quella del forse un giorno mi servirà non è abbastanza per farti andare avanti anche quando avrai voglia di mollare tutto quanto. Il terzo errore più comune, e questo è sempre a causa del metodo scolastico che non funziona la maggior parte delle volte, è quello di fare gli esercizi, guardare tutto il libro, fare di tutto e di più, investire in corsi, ma non parlare. Cioè, allora rendiamoci conto, lo scopo di una lingua in teoria dovrebbe essere quello di comunicare con una persona che non parla la nostra stessa lingua. Il problema però è che nella stragrande maggioranza delle volte, soprattutto a scuola, il parlato o viene messo in secondo piano o non c'è proprio. Abbiamo tutti quell'amico che a scuola prendeva bei voti in inglese, ma poi quando si doveva parlare non riusciva a spiccicare una parola. Magari sei proprio tu quell'amico. Questo semplicemente perché parlare una lingua è un po' come un muscolo, ok? Bisogna allenarlo perché all'inizio è molto molto debole. Non importa quante parole tu abbia in testa, quanto tu riesci a capire quando ascolti qualcuno, se non ti alleni a parlare e ad esprimerti, tutto ciò che hai nella testa non riuscirà mai ad uscire fuori. Ecco perché quando ti capita di cominciare a parlare, o quantomeno ci provi, è un po' come se tutto lo studio di questi anni evaporasse immediatamente. Quindi anche quando studi da solo o da sola, non trascurare assolutamente la pratica. Ora voi mi starete chiedendo: ma io come faccio pratica se non conosco nessuno? Io sono da solo, non ho amici. Ci sono innumerevoli video sul mio canale, basta che andate a darci un'occhiata. Lì troverete tutte le informazioni, consigli utili che vi possono servire. Qui sotto in descrizione vi lascio anche qualche contenuto. Quarto errore, ed è un errore madornale. Ma proprio uno di quelli che dici: ma perché? Il quarto errore è il mollare subito. Io posso capire che lo studio di una lingua costante nel tempo non sia semplice, ma ci sono tantissime cose nella vita che non sono semplici. Non è facile imparare a guidare, però l'avete fatto, suppongo, se avete 18 anni e avete la patente. Non è facile farsi dei nuovi amici, andare in un posto nuovo quando non si conosce nessuno, magari l'avete fatto. Il problema principale è che la maggior parte delle volte si pensa che tutto accadrà così, in un click. Ma lo studio della lingua è un percorso, non è un qualcosa che si può fare per 2 mesi e poi siete a posto perché avete imparato tutto quanto, potete non fare più niente. Seppur questo sia un ragionamento molto sensato, la maggior parte delle volte una persona si scoraggia quando ha appena cominciato. E qui ci ricolleghiamo al quinto errore, che è quello che va ad aggravare questo punto 4, ovvero il fatto che la maggior parte delle volte ci blocchiamo perché ci paragoniamo a qualcun altro. Avete presente quell'amico, sì, abbiamo tutti tanti amici, che sembra avere proprio una dote naturale, gli viene tutto facile, anche lo studio delle lingue magari si è applicato un po' o vi pare che abbia quasi un qualcosa di astrale, e lui è riesce a parlare l'inglese fluentemente o qualsiasi altra lingua, ma voi no.
E quindi magari addirittura dite, sì, però io cosa comincio a studiare una lingua? Guarda quello, quello è puro talento, io non ce l'ho il talento, non ha neanche senso che ci provo. Faccio un po' il paragone con questo mio amico che ci ha messo molto meno tempo del tempo che ci sto mettendo io, molto meno dello sforzo che ci sto mettendo io, ma io non riesco proprio a imparare, le cose non mi entrano in testa. La cosa peggiore che potete fare a voi stessi è paragonare il vostro percorso a quello di qualcun altro. Può essere sia un amico, sia qualcuno che avete visto su un video. Avete presente tutti quei video? Persona parla 10 lingue, persona parla 20 lingue. Ne ho uno anche io così sul canale. Ma tutti questi percorsi, tutte queste storie non vi devono scoraggiare e non vi devono far pensare che siete negati in partenza. Perché ricordatevi che il talento e la predisposizione arrivano fino a un certo punto. Conosco persone che non erano magari delle cime a scuola, nello studio delle lingue, e poi uscendo da scuola e trovando il loro metodo, magari anche con l'aiuto di un tutor, che posso essere io, può essere qualcun altro, sono riusciti a fare quello che in anni e anni di studio a scuola non riuscivano a fare. Quindi questo mio piccolo consiglio che ti posso dare è semplicemente di cercare di trovare una soluzione al problema anziché pensare di mollare tutto. Quello che io ti posso consigliare è di non fissarti troppo con la storia altrui, anzi magari se riesci fatti raccontare come ce l'hanno fatta loro. Non è detto che il loro metodo possa essere applicabile a te, ma conoscendo, ascoltando varie storie, è molto probabile che prima o poi riuscirai finalmente a capire qual è la strada giusta per te. E parlando proprio di metodo, il sesto errore riguarda proprio questo. Quando le persone mi scrivono sui miei canali social, perché hanno visto che ho postato un video in cui magari mostro la mia routine di studio, molto spesso le persone mi vengono giustamente a chiedere dei consigli, apprezzo moltissimo questa cosa, e mi rendo conto parlando un po' con loro, perché mi piace sempre parlare un po' con la persona, che il punto non è che non sono bravi, che non sono capaci, manca proprio un metodo. Cioè se voi vi sedete alla scrivania e sapete già che cosa dovete fare, sapete già che volete leggere due pagine del libro, ascoltare quei due video, tirarvi giù i vocaboli nuovi, ripassare i vocaboli vecchi, voi vi sedete sulla vostra bella scrivania col vostro bel caffè di Starbucks stile molto, molto americano e vi mettete a studiare, perché andate dritti verso la meta. Se invece però non avete la più pallida idea di dove cominciare e quindi magari vi sedete sia alla scrivania, però non sapete bene da dove cominciare, non avete le risorse giuste, non vi siete preparati il materiale prima, siete lì che sbuffate un po', cercate su internet, poi magari vi cade l'occhio sul telefono lì accanto, cominciate a scrollare TikTok e guardare i video dei cani. Questo di certo non ti aiuterà ad essere costante e ad avere voglia di studiare, perché poi cominci ad odiare quello che stai facendo, perché non capisci quale direzione devi prendere, non hai un percorso. E anche qui non è sempre facile da soli riuscire a capire qual è il proprio metodo, cosa va meglio per te e che cosa no, perché è tutto un discorso soggettivo. Ma ancora ci sono io come tutor o tante altre persone là fuori che possono dare una gran mano. Il settimo errore che non comprendo è il dare la colpa dei propri errori a qualcun altro. Quando io ero a scuola capitava spesso che le persone che erano meno brave in inglese, che prendevano voti più bassi, si lamentassero di quanto l'insegnante facesse schifo. Fermo restando che è vero che ci sono molti insegnanti che non trasmettono la passione per lo studio, a cui non frega più di tanto che una persona riesca a imparare bene una lingua o meno, è anche vero che ho visto tantissime persone lamentarsi di non sapere, di non riuscire a parlare, quando in realtà poi non facevano neanche il minimo sforzo per poter riuscire a raggiungere i loro obiettivi. Non è semplice prendersi la responsabilità delle proprie azioni, non è facile ammettere a se stessi che forse il problema è il semplice fatto che bisogna semplicemente mettersi lì, chini, sui libri, ma neanche tanto, perché io quello che insegno alle persone che vengono a domandarmi aiuto e consiglio è che rendere le cose il più divertente possibile, quindi non per forza studiando da un libro di testo sia la scelta migliore. Però se non cominciamo a prenderci le nostre responsabilità, tutto quanto nella nostra vita sarà un è colpa di quello, è colpa di quell'altro, e la colpa non sarà mai nostra. Quindi noi rimaniamo lì, frustrati, dando sempre la colpa a qualcun altro, senza mai crescere, senza mai apprendere, senza mai raggiungere alcun obiettivo, perché ci nascondiamo dietro questa scusa del no, non sono capace, no, non mi va, no, l'insegnante faceva schifo, io non so come fare. Ottavo e ultimo errore molto comune è pensare che lo studio di una lingua sia una staffetta e non una maratona. Ci possono volere veramente tanti anni,
dipende dall'obiettivo che voi avete. E dipende anche da quanto tempo avete durante il giorno da dedicare quotidianamente allo studio. Dal vostro metodo, dal fatto che abbiate qualcuno che vi segue o meno. Fatto sta che la cosa più importante è cercare di vivere la cosa giorno dopo giorno e non guardare a quanto tempo vi resta prima di raggiungere quel determinato obiettivo. Come avete potuto vedere da questi 8 punti, infatti, spesso pensiamo che ci voglia una formula magica. Probabilmente cliccando questo video pensavi che ti avrei dato una formula che ti avrebbe svoltato la vita, che ti avrei detto che comprando quel libro miracoloso o quel corso miracoloso tutti i problemi si sarebbero risolti, vero? Ecco, invece non è così. Ho detto delle cose che sono molto basilari, ma che in realtà sono proprio la formula magica perfetta che tutti quanti sappiamo e tutti quanti ignoriamo. Bisogna prendere le cose con calma, con impegno, senza pretendere di volere tutto subito. Potete andare magari più lentamente rispetto a qualcun altro, ma arriverete al traguardo, ve lo posso garantire, se solo, veramente fate tutto ciò che è in vostro potere per impegnarvi costantemente. È semplice? No, perché altrimenti tutti quanti ce la farebbero, tutti parleremo 200.000 lingue, ma se qualcuno ce l'ha fatta è perché è possibile. Non perché aveva qualcosa in più di voi, ve lo posso garantire. Questi erano veramente gli 8 errori più comuni che tutti quanti, almeno una volta, commettono quando decidono di studiare una nuova lingua, spesso anche per conto proprio. Secondo voi avete compiuto uno di questi 8 errori? Lasciatemi un commento qui sotto e parliamone, vediamo qual è stata la vostra esperienza. Io come al solito vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine di questo video, vi invito ad iscrivervi attivando la campanella se già non l'avete fatto, e noi ci vediamo nel prossimo video.